Aveva 16 anni, 17 per essere preciso, Mattia Preti, quando arrivava a Roma. Uno che voleva essere pittore, non ancora pittore, uno che aveva studiato molto in paese. L'aggiungeva suo fratello maggiore Gregorio. Gregorio Preti, per poco che sappiamo di lui, era molto colpito dai dipinti che aveva visto già in paese, Taverna, opere dei tardi manieristi, pittori che usavano una gamma di colore molto chiari e quasi di pastello. Mattia era colpito invece dai dipinti della scuola di Caravaggio. Era la scoperta di Caravaggio che non viviamo in un universo chiaro e di pastello. Uno che passa le sue serate nelle osterie e taverne di una grandissima città vive nel buio. Uno sfondo tenebroso dietro le figure illuminate soltanto dalle candele dà un effetto drammatico, dà importanza e rilievo ai volumi. E poi dà un mood molto meditativo. I primi dipinti di Mattia Preti sono puramente caravaggeschi. Sono scene di ragazzi che giocano a carte, che fanno concerti nelle osterie. Un modo di pittura che diversi seguaci hanno sviluppato sulle orme di Caravaggio. Siamo a Sant'Andrea della Valle, sulla sommità della chiesa. In questa chiesa Mattia Preti celebrò il suo massimo trionfo e anche i suoi massimi contrasti a Roma, eseguendo un grande ciclo di affreschi. E in questa zona della città Mattia Preti lavorò con grande impegno e proprio qui, a due passi da questa chiesa, nell'altra chiesa di San Carlo ai Catinari, che è dietro alle mie spalle, Là. da quella parte, compì un altro ciclo di affreschi più piccolo insieme con il fratello Gregorio. Tutto questo avvenne in un breve giro di anni, tra il 1650 e il 1652. Nella chiesa di Sant'Andrea della Valle noi troviamo il momento fondamentale di verifica del suo stile, uno stile che nasce sull'arte caravaggesca, ma assimila anche numerosi spunti di cui parleremo e che culmina in questa grande impresa figurativa. A partire dall'esame degli affreschi che il maestro fa in questa chiesa, è possibile ricostruire e comprendere tutto l'itinerario della sua complessa carriera. Mattia Preti, nel progetto iniziale, avrebbe dovuto affrescare la volta della chiesa. Ci fu poi un cambiamento di programma. Questo cambiamento forse provocò disappunto nell'artista che non poteva più compiere un'impresa monumentale e straordinaria, ma in realtà fu la sua fortuna, perché concentrandosi nella zona absidale, egli poté anche concentrare, distillare, si potrebbe dire, la quintessenza della sua maniera, del suo stile. Qui siamo all'interno di Sant'Andrea della Valle. E dietro le mie spalle ci sono i tre grandi affreschi con le storie del martirio di Sant'Andrea. Questa fu una grande impresa per Preti, che tutto sommato non era molto abituato a questo tipo di lavoro. Pur avendo la mentalità di un maestro che pensa molto in grande le cose, poi in realtà una grande impresa di questo genere ancora non l'aveva fatta. Il lavoro non ebbe l'effetto che Preti sperava. In realtà pensava con questa impresa di diventare il trionfatore, il re dei pittori a Roma. D'altra parte lui stesso aveva avuto fino a quel momento una carriera brillante, ma non ancora importantissima. Invece poi ci furono pochi contrasti, perché lui, e si vede benissimo,
insistette molto sull'idea delle immagini gigantesche. Rispetto agli altri artisti del tempo, che tendevano a una misura più modesta dell'immagine, lui pensa di fare le figure, anche per la dimensione fisica, che sono esattamente il doppio del naturale. Questi affreschi furono contrastati. Alcuni critici dell'epoca li giudicarono inferiori a quelli del Domenichino, che li sovrastano fisicamente, che stanno sopra gli affreschi di Preti, che erano stati fatti circa 25 anni prima. Tutta la carriera del Preti si basa su questo concetto fondamentale. L'opera d'arte deve provocare un ingigantimento del nostro senso della vista, cioè deve potenziare la capacità dell'uomo di vedere. Questo fu notato dai critici del passato, che giudicarono male questo fatto. In un certo senso l'accusa fu: ma questo Mattia Preti esagera, spinge troppo in questa direzione, l'incombenza delle immagini non è opportuna, bisogna lasciare un margine, che so, alla fantasia, non bisogna vedere troppo acutamente, non bisogna essere troppo precisi e circostanziati. Come un concetto troppo chiaro o un sentimento enunciato in modo troppo franco, troppo esplicito, può dispiacere. La sfumatura, il non detto, il difficile possono essere giudicati molto più importanti del facile, dell'evidente, del netto, del chiaro. Ma Preti premeva in quella direzione. La sua idea era il rischiaramento della visione, l'ingigantimento di uno dei nostri sensi, che è quello della vista. Non si può parlare di Preti senza parlare anche della sua formazione culturale e letteraria. Il paese nativo di Mattia Preti è Taverna. Si trova fin dall'antichità nelle montagne della Calabria. Il nome Taverna vuol dire non osteria ma tabernacolo. A Taverna Mattia Preti aveva una formazione letteraria. Grazie a questo fatto di aver iniziato la sua attività come teologo, le opere di Mattia Preti si distinguono dai altri dipinti del Seicento per il profondo interesse di essere anche inventivo con la sua lettura dei soggetti sacri. Con questo santo, San Nicola da Bari, che si alza verso il cielo in gloria, ciò che è diverso con Mattia Preti è che noi non pensiamo che l'estasi del santo lo porta fuori del sé e che perde i sensi, invece è sempre una profonda meditazione dei misteri che sta vivendo. E noi siamo invitati a partecipare in questi misteri, perché lo sguardo dello santo è penetrante anche internamente. La storia del fratello poi è da dire brevemente. Gregorio era già a Roma quando Mattia Preti vi arrivò, pare verso il 1630, quindi ragazzo di 17 anni. Gregorio era già un pittore affermato, però la cosa strana è questa, che rimane poco di Gregorio Preti. Ci sono vari quadri in cui i due fratelli sembra che abbiano lavorato insieme. Abbiamo una testimonianza preziosa di questo momento di sviluppo, un'opera che dipingevano insieme per il loro paese, una palla d'altare, la Madonna della Purità, che esiste ancora nella chiesa di San Domenico di Taverna. In questo dipinto troviamo la figura di San Nicola, dipinta da Mattia con bella forma caravaggesca, imponente, i volumi modellati con tanta forza,
uno sguardo intensivo e interiore. L'altra figura è statica e erratica tradizionale, più convenzionale, molto competente, del fratello Gregorio Preti. Attraverso la lettura di questa lastra radiografica si distingue per la prima volta una differenza tra l'esecuzione pittorica di Gregorio Preti e quella di Mattia Preti. Si è potuto riscontrare nella figura di destra una tecnica esecutiva più lenta, senza pentimenti, e in questa figura del San Nicola invece notiamo dei pentimenti, lo spostamento delle mani, del vestito, della mitria, per cui è già un primo allontanamento del fratello minore che va verso una situazione autonoma. Questo è ciò che distinguono i grandi maestri. I grandi maestri fanno ritratti non soltanto dei visi, ma delle anime dietro delle facce. Quando eseguo queste opere, a Roma sta crescendo, sta salendo lo stile barocco, che è un mondo di larghissima fantasia, di grande espansione anche fisica, quello che oggi appunto chiameremo il regno della fantasia, contrapposto al regno della realtà vera e propria. Di tutto questo Mattia Preti certamente fu grande conoscitore, sapeva bene quello che accadeva intorno a lui, quindi Preti conosceva benissimo Bernini, però non lo seguiva minimamente, e cioè andava in una direzione, non dico opposta, però diversa, quella diciamo della grande evidenza fisica da un lato e anche della introspezione, perché questo pittore che fa affreschi colossali, che fa quadri giganteschi, è poi di fatto un grande melanconico, diremmo noi oggi. Ora, se noi ammettiamo che l'anima barocca è soprattutto esterna, possiamo supporre che l'arte di Mattia Preti dimostra l'esatto opposto, cioè Mattia Preti è un artista riflessivo che guarda piuttosto dentro di sé e dentro le immagini che rappresenta piuttosto che al di fuori. In questo senso è come un narratore, uno scrittore di novelle che dipinge. Le sue storie sono le storie degli Vangeli, sono le storie della Bibbia, ma c'è una caratteristica comune nelle sue storie, che è quella dell'incontro delle persone. Un tema da lui amatissimo, per esempio, è il ritorno del figliuol prodigo, che si vede in varie versioni, fatte in vari periodi diversi della sua vita, perché un'altra sua caratteristica è ritornare sul tema, come un grande musicista che ha scoperto un grande tema e vi ritorna più volte nel corso della vita, sempre mutandolo e sempre reinterpretandolo lui stesso. Arrivato all'età di 40 anni, Mattia Preti va a Napoli nel 1653 e lì passa parecchio tempo, sempre più onorato e sempre più glorioso, prima di andare poi a Malta. Mattia Preti a Napoli fa ancora una volta lavori di grandissimo impegno fisico e concettuale. L'opera forse più celebrata è quella dei grandi affreschi che fa sulle sette porte della città dopo la cessazione della peste del 1656.
ha un grandissimo interesse per l'arte veneta, si fa ispirare dalle grandi strutture spaziali costruite dal Veronese, ma ne trae soltanto qualche spunto. È molto interessato alla concezione classica dell'arte e quindi in qualche modo segue anche la lezione della scuola dei Carracci, i grandi maestri bolognesi che avevano creato un'accademia, e quindi in qualche modo c'è anche in Mattia Preti una dimensione di alto accademismo. È un grandissimo disegnatore, è un attento studioso, non esegue mai un quadro senza averlo preparato con studi precedenti, con disegni preparatori, con bozzetti, quindi anche in questo senso subisce l'influenza di una grande scuola. Malgrado tutto ciò, non c'è forse uno stile più riconoscibile, più evidente, più lampante dello stile di Mattia Preti, che deve tante cose a molti, ma in sostanza niente a nessuno. Nel 600 c'è una svolta rispetto al secolo precedente, quando la grande committenza a Roma soprattutto viene dal papato. Invece, a partire già dal grande giubileo del 1600, cambia un po' tutta l'impostazione del rapporto tra gli artisti e i committenti, per vari motivi. Uno di quelli principali è la nascita di un nuovo mercato dell'arte che prima non c'era. Viene meno la committenza centralizzata, ma la committenza diventa anche l'ordinazione di opere d'arte per acquisirle all'interno delle proprie dimore. L'arte diventa un qualche cosa di diverso, e quel qualcosa di diverso è quello che è anche per noi oggi. Mattia Preti nasce e cresce in un clima del genere, per cui le grandi famiglie sono mecenati o committenti dei grandi artisti, e c'è una vera e propria gara. Noi ci accorgiamo benissimo come Preti metta in atto tutte le sue arti, ma questa volta arti del convincimento, per entrare nelle grazie e quindi nella committenza di alcuni grandi mecenati, come per esempio Giulio Rospigliosi. D'altra parte, Mattia Preti stesso era di una famiglia di origine nobiliare e quindi, da un lato, non poteva lavorare con la stessa impostazione degli altri artisti, perché allora il nobile non doveva lavorare così come normalmente facevano gli altri, e nello stesso tempo però era favorito dal fatto di appartenere a una casta, a un ceto sociale che già in qualche modo lo includeva al suo interno. Dipingeva per altre città in Italia, sempre anche in Francia, per esempio, a Aix-en-Provence ha fatto la palla d'altare maggiore nella chiesa di San Giovanni Battista, e anche in Germania. Operava per tutte le famiglie dell'ordine di Malta. Le chiese di Malta sono ricche ancora oggi, con oltre 100 opere originali di Mattia Preti, di questi ultimi 40 anni della sua maturità. Man mano lui quasi abbandona l'uso di colore. Punta su una gamma limitatissima di colore, sempre un rosso abbastanza acceso, il tono della carne e poi quello sfondo misterioso e profondo tra marrone e nero. E con questi pochi colori lui riesce a essere sempre più spirituale. Se vogliamo pensare un attimo del battesimo di Santa Barbara di Taverna, non ci rendiamo conto nemmeno di quanti pochi colori ha usato il pittore in questo dipinto. Sembra perfetto, è perfetto, funzionava per lui, non voleva fare opere decorative. Con un po' di pittura, un po' di colore e un pezzo di tela, non è facile, non è cosa da amatore, di creare tutta una psicologia interna di questi personaggi. E questo è ciò che distingue Mattia Preti. Hanno tutte le loro vite interne, sono degli attori meravigliosi, svolgono i loro ruoli perfettamente per farci riflettere sull'antica storia della Chiesa.
è utile soffermarci un attimo sulla bellissima resurrezione di Lazzaro del Palazzo Barberini a Roma. Si potrebbe dire, guardando questa composizione, chiaramente il protagonista sarà Cristo che fa questo bellissimo gesto di resurrezione. Ma un altro potrebbe subito rispondere: ma la figura distesa di Lazzaro, così drammatica e tragica, deve essere questa figura centrale della composizione? E poi ci rendiamo conto che tutti questi altri personaggi non sono estranei, perché sono loro che creano un bellissimo movimento circolare negli occhi. E questo tipo di osservazione funziona naturalmente per tutte le opere di Mattia Preti. Gli altari e le chiese di Taverna costituiscono uno dei monumenti in Italia dell'arte del Seicento. Specificamente costituisce un museo personale di Mattia Preti, perché dopo diversi decenni a Malta ha preso la decisione straordinaria di inviare le sue tele agli altari di Taverna per assicurare la sua presenza artistica in tutti i luoghi pubblici del paese suo natale. Se vogliamo riflettere sull'effetto del suo autoritratto lì, nella chiesa di San Domenico, dove resta ancora, vestito come membro di uno degli ordini più alti della nobiltà d'Europa, possiamo capire che il messaggio era doppio che mandava Mattia Preti per la posterità del suo paese. Il messaggio era prima di tutto la sua devozione verso il santo patrone, il Battista dell'Ordine. Il secondo messaggio che voleva mandare era naturalmente che, da membro di questo ordine, anch'io appartengo alla nobiltà. Questo messaggio era personale e importante per Mattia Preti. A causa di una stranissima sfortuna familiare, i suoi genitori erano della nobiltà del paese, ma nel 1605, cioè 8 anni prima della nascita di Mattia, è successo che un nuovo elenco della nobiltà del paese di Taverna non ha ammesso la famiglia di Cesare Preti tra i nobili, perché non possedevano i terreni necessari per qualificarsi. Nel dipinto della predica di San Giovanni Battista vediamo l'autoritratto di Mattia Preti. Tiene nella mano destra sul pennello sopra la spada. Si tratta di un simbolismo doppio. È un modo di esprimere che il pennello è più potente della spada, almeno nell'effetto, perché dura per sempre il risultato di un'opera di genio. La spada rappresenta naturalmente la sua attività da cavaliere e ci sta indicando che questi due aspetti della sua vita erano legati strettamente, quasi da non distinguere più tra di loro.